Oggi l'austerità sembra essere la sola risposta per risolvere la crisi economica europea. Le persone si stanno impoverendo sempre di più. Automazione nella manifattura e l'accumulazione della ricchezza delle istituzioni finanziarie stanno cambiando il nostro approccio al lavoro. Si produce sempre di più con meno e meno persone. I tassi di disoccupazione sono saliti alle stelle e il lavoro salariato non è più un diritto per tutti. La buona notizia è che le società umane non hanno mai generato così tanta ricchezza, ma mentre questa ricchezza è prodotta grazie al lavoro di molte generazioni, questa è inegualmente distribuita ai cittadini. Noi come cittadini europei proponiamo un'alternativa. Non è un'idea nuova, ma ora è giunto il tempo di metterla in azione. Quest'idea si chiama reddito di base incondizionato. Ne hai mai sentito parlare? L'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dichiara: ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione. Questo è quanto. Il reddito di base dovrebbe essere universale, individuale, incondizionato ed elevato abbastanza per assicurare un'esistenza degna ed una partecipazione nella società. Questo nuovo diritto fondamentale per l'umanità non solamente potrebbe sradicare la miseria, ma potrebbe essere una via allo sviluppo delle attività non mercificate, artistiche, familiari e volontarie. Ma sarebbe anche una misura economica. Un reddito di base per tutti significherebbe un supporto per l'economia locale. Finalmente, ci permetterebbe di esercitare la nostra piena cittadinanza. Come possiamo finanziarlo? Noi abbiamo differenti proposizioni: tassazione sulle transazioni finanziarie e sugli alti redditi, una tassa sulla consumazione dei beni di lusso e prodotti inquinanti e, soprattutto, attraverso una semplificazione di una lunga lista di allocazioni sociali esistenti, le quali sono oramai diventate obsolete. Quello che noi proponiamo sarebbe più semplice, equo e trasparente. Ciascuno riceverebbe un reddito di base senza nemmeno chiederlo. Ma poi, naturalmente, dipende da voi se lavorare per avere un complemento. Noi, come cittadini europei, abbiamo lanciato una campagna ufficiale chiamata Iniziativa Cittadina Europea per far esaminare il nostro manifesto alle istituzioni. Quindi, come bisogna procedere? Prima di tutto, dobbiamo superare una soglia minima di firme in 7 paesi. 15 paesi si sono già giunti alla campagna e si stanno preparando per raccoglierle. Speriamo che altri paesi ci seguano. La Commissione europea dovrà considerare le nostre proposizioni quando raggiungeremo il milione di firme richieste. Se accettate, cominceranno una serie di studi sui differenti modelli e sugli importi del reddito di base. Mobilizziamoci, organizzando eventi, creando gruppi locali, per far crescere questa idea attorno a noi e in Europa. Grazie della vostra attenzione. Visitate il sito eci-ubi.eu e firmate la nostra iniziativa.